salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, croce santa, che portassi il Redentor. Gloria, lode, onor si canta, ogni lingua ed ogni cuore. Thank you.
caro Pilato, che farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo? Tutti risposero, sia crocifisso. Ed egli aggiunse, ma che male ha fatto? Essi allora urlarono, sia crocifisso. Allora rilasciò Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati, perché fosse crocifisso. Simeone parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Se Gesù è stato capace di prestare ascolto a Maria, anche noi dovremmo essere capaci di prestarle ascolto. Maria la troviamo sulla via della croce, mentre condivide la passione di suo figlio. Ella viene continuamente anche nella nostra vita, nella vita del mondo, a portare gioia e pace e a portarci a Dio.